Noi ex ragazzi perduti che abbiamo bruciato la nostra giovinezza, l'abbiamo bruciata con la droga. Sul quotidiano romano La Repubblica ho letto e ascoltato una interessante notizia, perché sul quotidiano romano La Repubblica c'è una notizia con un video e io questa notizia con il video ve la metto come link nel riassunto di questo video, così voi potete andare a fare le vostre personali verifiche. E il fatto è che, anche se gli articoli sono interessanti, io Serafino Massoni, che sono stato professore di filosofia e storia nei licei e poi professore, no, e poi preside di ruolo nei licei classici e scientifici, e devo sempre intervenire a fare delle integrazioni. Sì, perché uno pensa che dei ragazzi bruciati, una generazione di ragazzi bruciati, e ci sia soltanto oggi. Ma l'umanità esiste da millenni, millenni, millenni. Io l'ho spiegato da quanto tempo esiste l'umanità. Vedete, in questa mia storia della filosofia, un po' stoica, un po' cinica. Il fatto è che ogni generazione viene definita o si autodefinisce gioventù bruciata, generazione bruciata. Quasi tutte le generazioni ritengono di essere bruciate. E su un piano oggettivo, se ci fosse stato il web ai tempi della Prima Guerra Mondiale, 1914-1918, per noi è cominciata un anno dopo, per noi, 1915-1918. I giovani italiani, i giovani che combattevano nelle trincee, avrebbero fatto centinaia di migliaia, milioni, 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 e avrebbero fatto pure loro un video per parlare di se stessi, e definendosi giovani bruciati dalle mitragliatrici, carne da cannoni, carne da cannoni. Vedo i giovani. La gioventù che ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale. Poi c'è la gioventù che ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, la gioventù, per esempio, quella che con l'Armir è andata in Russia a dare una mano all'operazione Barbarossa del Terzo Reich, operazione Barbarossa, mi pare centinaia e centinaia di migliaia di giovani italiani che sono andati con l'Armir in Russia. E lì ne hanno viste passate di tutti i colori, che poi ci fu la ritirata con la fame, con la neve, col ghiaccio. Pochi sono tornati vivi, pochi, la maggior parte sono morti. Tanti sono tornati mutilati, mutilati, anche orribilmente mutilati, sono senza i piedi, senza le mani, senza un occhio. E allora qui io le voglio sdrammatizzare le situazioni, le voglio sdrammatizzare perché di solito ogni generazione ritiene di essere una generazione maledetta. Per esempio, anche la generazione attuale non è contenta di essere al mondo, non è contenta di essere al mondo perché dice che noi della generazione precedente ci siamo mangiati fuori tutto, ci siamo mangiati fuori tutto. Io non so cosa avrebbero mai potuto dire i giovani. Nel 1942-43 i giovani italiani, centinaia di migliaia di giovani italiani che combattevano in Russia, in mezzo alla neve, al freddo, al gelo, alla fame, con i piedi congelati, cosa avrebbero mai potuto dire? Di quelli che li hanno mandati in guerra anche nella Prima Guerra Mondiale, ma così così a ritroso nei tempi. Ecco, cari amici, è molto bello comunque l'articolo con video che io ho appena visto, letto, ascoltato sul quotidiano romano La Repubblica. Ok, cari amici, e cosa volete? Queste sono le mie considerazioni, cioè le considerazioni di un filosofo un po' stoico e un po' cinico al quotidiano romano La Repubblica. E a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.